speranze un giovane arriva in una realtà come Parma? Sicuramente non capita tutti i giorni di arrivare a una società così prestigiosa e importante. Io ci arrivo carico al massimo, sto rientrando da un infortunio dopo 7 mesi e sono ancora un po' indietro fisicamente, manca un po' di minuti, però sono a completa disposizione e sono veramente entusiasta di questa nuova avventura. Ti presenti anche in termini di caratteristiche tecniche? Ma io sono un terzino che gli piace spingere molto. Devo un po' migliorare forse in fase difensiva, però cioè, sono venuto qui per migliorare, quindi penso sicuramente di riuscire a farlo. Sono tanti giovani qua a Parma anche proprio per gli obblighi della Serie D, diciamo. Abbiamo visto all'inizio un po', hanno iniziato quasi tutti assieme. Tu che sei arrivato dopo, cos'è la cosa che più ti ha colpito arrivando qui a Parma? Ma sicuramente mi ha colpito molto il gruppo, è molto compatto, poi cioè, i ragazzi più, diciamo, anziani ci aiutano molto a noi giovani e questo, cioè, non può che far bene a un gruppo come questo. Dal punto di vista tuo personale, hai detto, ho l'obiettivo di migliorarmi, ovviamente ci sarà quello anche di ritagliarsi il più spazio possibile. Il tuo è un progetto col Parma, tra virgolette, a largo raggio, oppure vivi la giornata? No, io vivo la giornata, certo, mi farebbe piacere, specialmente se riusciamo a centrare l'obiettivo della Lega Pro di vincere il campionato, chi non vorrebbe restare qui a giocare l'anno prossimo? Penso chiunque, quindi io cerco di ritagliarmi più spazio possibile e poi faranno le loro scelte, insomma. Tu eri al tutto cuoio, l'allenatore era Cristiano Lucarelli, se non sbaglio. No, Beh, no, Albini non c'era c'era. ancora. No, Allora ho no, no. detto una stupidaggine. Però sei comunque in difesa con un mostro sacro per questa categoria come Alessandro Lucarelli. Com'è stato il primo impatto? Cioè, mi fa un po' strano perché non sono mai stato abituato, a parte un anno assieme, ad allenarmi con. Cioè, lui è proprio, cioè, un campione, capito? Cioè, uno è giovane in Serie A tutto questo tempo e ancora, cioè, nonostante tutto, sceglie di rimanere in una realtà così per aiutare a risalire, cioè, va solo il rispettato e, cioè, ammirato e basta. L'ultima da parte mia, com'è stato l'impatto con i tifosi? Perché anche domenica, vabbè, hai giocato il tuo primo spezzone, era in trasferta, però comunque, per non parlare poi al tardivo. No, la partita con Ravenna ero in tribuna, cioè, non so, cioè, i miei compagni giocavano, non so cosa potevano provare, ma cioè, io c'avevo la pelle d'oca a stare là a vedere tutti i tifosi. Cioè, poi, come ripeto, non sono mai stato abituato a stare in una società così grande, quindi cioè, non vedo l'ora di giocarci davanti. Senti, tu sei uno dei tanti giovani che è venuto qui in prova, però hai avuto la fortuna, la bravura di convincere tutti di essere tesserato. Cosa ti hanno chiesto in particolare quando ti hanno fatto firmare il contratto? Quali erano le richieste, tecnico-tattiche, diciamo così? No, vabbè, cioè, ho fatto queste 2 settimane di prova, poi ci sono stati un po' di problemi per il ginocchio, ma cioè, io sto bene, il ginocchio è a posto, quindi ho firmato il contratto con Galassi e Minotti, eravamo d'accordo tutti, con mia gente, quindi non ci sono state particolari richieste, diciamo, ecco. Perché loro, il Parma starebbe cercando, da quello che trapela, un'ala destra, un'ala sinistra, un esterno comunque capace di fare bene entrambe le fasi. Tu puoi No, essere uno di questi. sì, cioè io posso già avanti, posso già a terzino, cioè poi mi adatto comunque, sono un po' Merricci, diciamo, un po' duttile, però cioè, dove mi mette il mister io c'ho, cioè cerco di fare il meglio possibile e sono a completa disposizione, ecco. Se non sbaglio, hai avuto anche una convocazione nazionale, nazionale giovanile, ovviamente, quindi non è che sei L'ultimo arrivato. No, ho fatto una decina di presenze tra l'under 17, 18 e 19 e ho avuto la fortuna anche lì di giocare con compagni che ora già giocano in Serie A e è stata una bellissima esperienza, quindi cioè, penso di non essere via l'ultimo arrivato, ecco. Grazie. Senti Giulio, domenica arriva la San Maurese che ha messo in difficoltà l'ultima giornata fuori vincendo 2-0. È importante non abbassare diciamo, la tensione. Ah no, certo, quello è scontato, non dobbiamo avere cali di tensione perché cioè, è l'ultima partita prima della sosta e ci teniamo a passare un Natale tranquillo e sereno e portando a casa 3 punti che ovviamente sono fondamentali. Dopo
della Sammarese il mister ci ha detto una bella squadra e hanno qualità davanti, in ripartenza sono forti, noi prepariamo è meglio la settimana, insomma, e poi vediamo domenica. Grazie.